partecipato più di una volta anche alle qualificazioni degli internazionali BNL d'Italia, anche da giovane, da giovanissimo. Si tratta comunque della ragazza del 91. Prima del time, Giuseppe subito in campo, pronta a servire. Rientra la risposta, 15-0. Ma per bene di Giuseppe, un Kudermetova va sempre più nervosa. Il passante in corridoio, peccato. 15 pari. Buona prima ancora alla destra, 30-15. Risposta che toglie tempo in uscita dal servizio di Giuseppe. Brava Kudermetova. Sbaglia lo smash di Giuseppe, mani sul volto. Non è tanto lo smash il problema, ci può stare visto che era anche un blocco molto alto. Si carica Kudermetova che è la palla del contro break. Ancora la smorzata, ma questa non si prende, è perfetta. Addirittura finisce al tappeto Kudermetova, come ha fatto a farsi male, nel senso che sembrava essere caduta dopo appunto finito. Adesso rivedremo probabilmente. Porta l'asciugamano di Giuseppe. Non l'ha voluto. Neanche quello era raccattapalle. Strano, adesso rivedremo. Si va a sedere Kudermetova. Vediamo un po'. Forse nella corsa, e poi è caduto dopo, si è fatta male. Ah sì, la caviglia destra. Brutta torsione di Kudermetova. Sembrava una caduta meno banale. E c'è finita anche abbastanza con il peso del corpo. Qui arriverà ovviamente il fisioterapista adesso. Tra l'altro, torneo che proprio nel match precedente ha visto un ritiro per un problema alla caviglia, quello però decisamente più serio. Adesso non sappiamo ovviamente l'entità della distorsione di Kudermetova, però insomma a Bolsova è rimasta a terra almeno 5 minuti con tanto di sedie a rotelle, quindi diciamo che il fortunio di Bolsova è sicuramente
più grave, però adesso vedremo anche quello che è accaduto a Kudermetova. Comunque la palla corta di Giuseppe è stata veramente incredibile e di pregevole fattura, arrivata sulla palla break, quindi in un momento delicatissimo del secondo set. Ovviamente non abbiamo modo di ascoltare la conversazione, tanto ghiaccio sulla caviglia per Kudermetova. Ovviamente sta testando la caviglia. Fisioterapista delle piccole. Allora, intanto vi ricordo che più tardi a Umago vi racconteremo due match molto interessanti che riguardano il Letenia, che ha recuperato set di svantaggio e un break a Pedro Sousa al primo turno, mentre Bedene ha giocato un match perfetto contro Marco Cecchinato, battendolo per la settima volta su 7 in carriera. Qualificate per i quarti di finale che hanno giocato nella giornata di ieri con Begu che ha battuto Juvan 6-4-6-3, la Sigemund che ha superato la Rua Barrena 7-5-6-3, poi c'è Cristina Pliskova, stanno testando prima la caviglia per capire che tipo magari di fasciatura e come metterla. Chi vince questo match va ad affrontare proprio Krejcikova, che ha approfittato del tiro di Bolsova. In realtà era 6-0-3 gli ottavi di finale. Gli italiani in campo anche a livello challenger si sta disputando, hanno superato tre italiani gli ottavi, quindi tre italiani per adesso sono qualificati per i quarti di finale. Sono Federico Gaggio che ha battuto Hernandez Fernandez 6-1-6-4, Andrea Arnaboldi che recentemente ha superato le qualificazioni a Wimbledon, perdendo poi con Karlovic che ha battuto Santiago Giraldo. Bel match vinto anche Giannessi contro Ghinar che ha battuto Musetti turno precedente, e poi Francesco Forti invece ha battuto Mager. E se la vedrà con Renzo Olivo, che a sua volta ha approfittato del ritiro di Gianluigi Quinzi, per un problema al piede che purtroppo persiste ormai da alcune settimane e che non lascia in pace il marchigiano che stava giocando nuovamente bene la settimana scorsa al Challenger di Perugia, vinto poi da Federico Delbonis che quest'oggi ha battuto Cuevas a Bostad. Tutto torna, tutto si incastra nel circuito ATP e WTA, ITF e Challenger. Sicuramente un momento non semplice per Kudermetova, adesso bisognerà capire. Dovrebbe essere pronta Veronika Kudermetova, vediamo un po'. Terminato il medical timeout per Veronika Kudermetova dopo il problema alla caviglia destra, distorsione dopo un recupero, una palla corta di Martina Di Giuseppe che con la palla corta vincente ha annullato il punto del 5 pari. Palla break, si riprende a giocare dunque con Di Giuseppe al servizio, 5-4 in suo favore, Time. parità. Egalitate. Dios. Quasi 10 minuti dall'ultimo punto giocato.
Avantage di servire slice, vince il punto di Giuseppe, set point. Grande risposta, profondissima. Set point annullato. Deuce. Avantage per la e ancora una risposta. Si torna a palla break. Egalitate. Comunque sugli appoggi evidentemente Kudermetova. E non sbaglia la volée, questa russa. Ancora una palla break, la terza del game. Egalitate. Con l'ace. Dios. Credo che Kudermetova non ce la faccia. Il problema della caviglia è serio, fa male, e allora Martina Di Giuseppe approfitta del ritiro di Kudermetova. 2-6-5-4 il punteggio sul quale si ritira Kudermetova, e dunque passa quarti di finale per la prima volta in carriera a livello WTA Martina Di Giuseppe. Din păcate, al doilea abandon al zilei, Veronica Kudermetova se retrage în urma unei accidentări la gleznă. Aplauze, vă rog, pentru Veronica Kudermetova. Peccato, ovviamente, Martina del uscire così Kudermetova, dolorante, per effetti la distorsione è parsa almeno dal replay piuttosto forte. Con Giuseppe che sarà brava a annullare comunque tre palle break in quest'ultimo game, anche se giocava tutto braccio praticamente da ferma Kudermetova. 1:22 di incontro e alla fine Giuseppe, quindi, che va a conquistare un altro match, ovviamente non nella maniera più bella possibile, però una vittoria che porta vicina al best rank di Giuseppe, che riavvicina le prime 170 nel mondo. Adesso vediamo se avremo modo di ascoltarla. Primo quarto di finale, ovviamente con l'infortunio. Mi ha spus che este primul sfert de finale al carierei. Păcat că a ieșit așa cu accidentarea adversarei. I didn't want to finish my match like this. Non avrei voluto finire così, ovviamente, il mio incontro. Spero che si riprenda presto. I'm happy for me and ovviamente sono contenta per me. The public is amazing. Il pubblico è incredibile. E ci vediamo domani. You are always home. Da, îi pare rău că s-a întâmplat asta, dar e fericită pentru ea, pentru că a ajuns în sferturi și vă așteaptă mâine la arene să o vedeți și mâine. Martina Di Giuseppe, Italia. Contentissima di aver ricevuto una sola domanda. Martina Di Giuseppe lascia.